MiFID 2 ha istituito cambiamenti molto importanti in tutto il settore del risparmio gestito e va a toccare un po' tutta la catena che riguarda sia la produzione che la distribuzione che soprattutto la consulenza. Gli argomenti che andremo a trattare quindi saranno legati da una parte agli effetti di MiFID 2 su tutta la catena e l'impatto che quindi avrà sull'organizzazione sia del private banking che della promozione finanziaria e che della consulenza. Certamente uno dei temi poi che verremo a trattare saranno i rapporti tra le varie componenti dell'assistenza alla famiglia imprenditoriale non, con particolare riguardo alle specialità e alle professionalità, quindi i rapporti tra dottori commercialisti, consulenti finanziari, private bankers, notai, avvocati, consulenti corporate, tutte le varie componenti che quindi sono coinvolte nell'assistenza a quello che è il patrimonio, al patrimonio della famiglia e all'attività imprenditoriale. Quindi questi sono un po' gli argomenti che tratteremo nelle diverse sedute, che avremo una prima seduta che vedrà coinvolti alcuni players importanti nel settore del private banking e della consulenza finanziaria e d'altro lato anche i rappresentanti delle varie professioni per vedere come possiamo articolare in modo positivo per il cliente finale le varie collaborazioni.